Bentornatemi ombre su Mario più Rabbids Sparks of Hope. Nello scorso episodio abbiamo iniziato la nuova area, ovvero Passo Immacolato. Quest'area ghiacciata che con questo caldo... già mi rinfresca la sola visione, in realtà poco. Ma comunque, direi di riprendere la nostra avventura. Allora sì, c'è stato un piccolo disguido alla fine dello scorso episodio, ma comunque non ci siamo persi granché. E direi che adesso, visto che abbiamo già visitato l'altra grotta, ci possiamo dirigere nell'altra per continuare la missione principale. Dobbiamo, seguire la strada, seguire la bandierina e, insomma, salire sulla montagna. Quando è scoppiata la tormenta mi sono riparato in questa caverna. Quando potrò uscire? Vedremo. Allora. Ok. Torna su perché... dobbiamo passare dall'altra parte. Qui non c'è niente. Non si può però fare tipo... no. Non si può. Decisamente no. Mi sa che ho fatto bene a rimetterlo, vero? Sì. Direi di sì. Questa la possiamo abbassare. E qui pigliamo questo. Aumento movimento. Tutti oggettini che per il momento... bah, non mi ricordo nemmeno, ma mi sa che non ne abbiamo usato alcuno al momento. Comunque. Ricordiamoci anche che si possono rompere questi ghiaccioli con questo super potere che abbiamo ottenuto. Stavo facendo un'escursione quando è apparso quel tentacolo e di colpo il tempo è peggiorato. Queste cose qui sono curioso. Vabbè. Prima o poi scoprirò se serviranno o meno a qualcosa. Oh, se me lo avete già detto voi nei commenti... lo sapete, sto registrando questi episodi consecutivamente, quindi vi leggerò, ma vi leggerò molto tardi. Magari la vostra risposta mi arriverà all'episodio numero 20. Comunque, lupi... ulukui! Ulukui! Vediamo. Sconfiggi tutti, beh... obiettivo classico. Wow. L'aveva mai visto quello? Così incavolato? Mi sa di no. Oh, no. Evanisco. Che piacere vedervi. Vincete e portatemi via da qua. Cercate di non muovervi. Se siete di fronte ai soli lupi, mentre hanno attivato il loro sguardo malvagio... ah, finisce così. Ok, cercate di non muovervi... perché? Se vi vedono muovervi e siete a portata, vi attaccheranno all'istante. Ah, una sorta di trappola. Ok, allora. Allora. Sinceramente non so. Non so. Facciamo così. Andiamo con gli sparks. Ah, ecco. Devo controllare a cosa sono deboli. Acqua. E questo fuoco, perfetto. Quindi acqua e fuoco. Dobbiamo cercare di averli entrambi. E non sarà un problema. Dunque. Scivolata bagnata volendo. Possiamo dare a Rabbid Mario. Ok. Poi facciamo così per Luigi e Rabbid Peach. Così. Spero vada bene. Spero. Anche perché vi confesso che non gioco da un pochettino. Anche se voi state vedendo questi episodi consecutivamente. Let's go! Qua
Quindi direi di piazzare Rabbit Peach qui. O quello laggiù ci piglia. Sì. Facciamo così. Ok. Con Rabbit Mario certamente mi posso spingere di là. Il problema è: riusciamo poi a sconfiggerne, non so, almeno uno? Uno sì, indubbiamente. Attiviamo questa. Erano loro deboli all'acqua, sì. Perfetto. Poi quello lì non so come colpisce, sinceramente. È probabile che mi colpirà da questa posizione, a meno che... No, lì non ci arrivo. A meno che io non mi metta qua. Solo che se mi metto qui non posso colpire nessuno. Quindi cosa facciamo? Rischiamo. Io, sapete cosa? Ah, lo colpisce da qui? Wow! Non credevo. Pensavo non ci arrivasse. Come fa a colpirla qui? Allora sì. Ottimo a sapersi. Bene. Bene. Benino, mettiamola così. Allora, lui lì, sì, viene un pochettino danneggiato. Verrà danneggiato, ma possiamo giocarcela in questo modo. Ovvero, scivolata. Speravo sì di farlo secco, ad essere sinceri. E qui non ci arrivo. Bisogna per... Ah, ok, bisogna per forza andare di là. Almeno con Luigi. A questo punto direi di farne secco uno e via. Mi sembra la soluzione migliore. Cioè, 50... cioè, potrebbe anche non colpirlo. Mio Dio. Facciamo così. Ok. Forse non giocata benissimo, ma ci posso stare. Tra l'altro, quelli là si muoveranno? Quelli di là? Ok. È il primo che si è mosso. Sì, arrivano giù, ma sono ancora lontani. Nessun problema. Ok. Dai, mettiamola così. Poteva andare molto peggio, direi. Allora, lì, saliamo lì, altrimenti possiamo passare di qua. Io direi di andare dal di qua perché siamo più vicini. Quindi, Luigi, tu ci arrivi? Sì. Bene. Poi ci arrivi, ma sei a rischio. Cavolo, non ci arriva. Così. Ok. Quant'è il raggio di questi qua? Movimento. Eccolo qui. Ok, lì non ci arriva. Bene. Quindi diciamo che posso stare ancora un turno abbastanza tranquillo. Per cui proviamo. Molto bene. Certo, non è andato, ma se ne andrà adesso. Devo solo decidere con chi. No, allora. Esatto, dai, facciamo così. Sale qua. E direi... Ah, cavolo, non basta nemmeno questo colpo, eh? Va bene. Allora a questo punto faccio così e poi il turno seguente passo di lì. Sì, mi può andare bene. Ok. Via.
Bene. E passiamo. Abbiamo ancora gli spark, le abilità. Ok. Ecco, questo raggio qui, perfetto, arriva lì. Ah, ci arriva, ok. Allora, avevo visto male? O forse non arrivava Luigi, ma arrivava nella mattonella un pochettino più avanti. Vabbè, comunque. Resistiamo ai colpi. Ok. Cioè, arriva veramente fino a lassù. Vai! Ciao ciao! Questa cosa non la sapevo, l'ho scoperta oggi. Poi. Andiamo cauti. Non mi ricordo se avevo o meno sbloccato la cura con il salto. No, sa ancora no. Ok, vabbè, allora rimani qui. Non penso di poter colpire qualcuno. Perfetto. Rimaniamo qui. Bene. Via. Si avvicinano pericolos amount. Allora. Ne abbiamo uno lì. Uno lì. Lei qui è in pericolo, credo. Vediamo fino a dove riesce ad arrivare. Ok, lì non ci arriva. Bene. Allora direi che la posso tenere qua. Anche se... Sì, ok, posso colpire lui. Erano deboli all'acqua, giusto loro? Perfetto. Andiamo a utilizzare lo spark. Chiaramente va a segno solamente un colpo per via della barriera. E ci spostiamo. Allora, Luigi. Devi fare un bel saltino. Andiamo qua dietro. Opla. Ok. Perfect. Non attiverei ancora la trappola. Aspetterei un altro turno. E lui, sì, lo teniamo qua. O lo possiamo anche spostare più in là. Spostiamolo già di qua, dai. Dovrebbe arrivarci. Ah. Un po' male, ma... Ok. Vabbè. Nessun problema al momento. Allora, qui ho il 50%. Giustamente. Proviamo. Se va a segno, una bella bruciatura sarebbe ottimale. Bene. Guardalo lì. Ah, peccato. Non ha colpito l'altro. Però, ok. Per una volta Luigi mi sta sorprendendo. Quindi se mi avvicino lì mi colpisce. Io però da qua non riesco a colpire lui. Sì. Anche da qua dietro? No, da qui no. Vabbè, rischio. Qui. Qui. E lui... Oddio. Facciamo la cavolata di andare di là? In realtà credo che... È possibile che io ne riesca a distruggere uno. Danni pesanti. E facciamo anche così. Perfetto. Ci portiamo avanti con i lavori. E... facciamo il turno dopo. La cura. Dopo. E ora?
Luigi. Io direi di rimanere di qua con loro. Oddio, avrei voluto curare il nostro compagno. Però tutti e due di là non riescono ad andarci. Purtroppo. Sì, qui lui devasta. Va bene, va bene. Cura. Mando energie positive. Boom. Battaglia semplice, ma come al solito lunghetta. Perfetto. Questo team lo adoro. Let's go. La cosa che Rabbit Mario può anche colpire se c'è un dislivello mi intriga parecchio. Ok. Intanto un nuovo Spark si è unito alla squadra. Lo andiamo a vedere immediatamente. E lo facciamo anche salire di livello, se possibile. Eccolo qua. Non c'è più. L'eroe diventa invisibile per un turno e non può essere preso di mira, rimanendo vulnerabile ai danni e ai super effetti. Aumenta tutti i danni da movimento del 15%. Perfetto. Sono tutti al 3, giusto? No? Scusami. Perfetto. E ora... si va. Ho visto un ponticello. Questa scorciatoia. Per tornare indietro. O è proprio da lì che si passa per andare avanti? No, mi sa che dobbiamo passare di lì. È l'unica via. Stavo guardando intorno giusto per... giù. Altra scaletta. Questa volta però siamo ad un bivio. Andiamo di là. Ah, ecco. Ok. Lì era dove... eravamo prima. Giusto? Sì. Di là c'è quell'altra grotta. E lì c'è quella in cui siamo entrati oggi. C'era quel nemico lì. Dove lo piglio? Lì c'è la scaletta, ma è da spingere da sopra, penso. Strano. Non vedo nemmeno un... un'apertura, un qualcosa. Vabbè, andiamo avanti per il momento. Forse ci si andrà quando se ne sarà andato il cataclisma qua. Difficile dirsi. Di qua. Questo non si poteva rompere in nessun modo. Ok, e qua abbiamo... ho sbagliato tasto. Nemico. Bene. Ci ho preso alla sprov... mi ha preso alla sprovvista in realtà. A cosa erano deboli loro? Sconfiggi tutti. Ok, ne vedo uno, due. Ah, due. Ok. Vulnerabile al fuoco, resistente al ghiaccio. Ok. Toglierei in questo caso Luigi. Mettiamo Edge. Perché no? Lei ci può sempre star bene. Spark. Allora, debole al fuoco, quindi. Proviamo così. Resistente al ghiaccio, quindi in realtà all'acqua può anche rimanere. Danni fisici subiti ridotti del 15%, ok, può farci comodo. Vengono respinti lontano dall'eroe. Magari facciamo così. Ce la posso fare. Ok. Iniziamo. Ottimo.
Allora. Ah, sempre la questione del contrattacco? Vediamo. Sinceramente non mi ricordo. Ok. No, questi qui di ghiaccio non si spostano verso di noi, ok. Se facessi così. Come mai li toglieva di più prima? Vabbè. Oh già! Mi è venuto in mente appena l'ho sconfitto. Vabbè, amico, dovrei rimanere lì per questo turno. Nessun problema, dai. Gliela famo, gliela famo. Si muovono pochissimo. Questo non gioca a loro favore. Ora, direi di saltare di sopra. Con lui. Top. Poi. No, non lo voglio respingere in realtà adesso. Ma sì, io lo tengo qui, faccio così. Ok. Edge. Sì, direi che è meglio portare su Edge, perché lei comunque può colpire anche da qui. Giusto? Zero però. Non ci arriva. Qua sì. Ok. Avrei potuto curare, ma... Oh no! Oh no, l'ho portata fuori dal raggio d'azione. Vabbè. Crepa adesso, credo. Ui, oh. Buono. Sì, sono decisamente pericolosi. Allora. Saliamo qui intanto, non voglio subire danno. Lei deve rimanere necessariamente di sotto. Ah beh, ci arrivo anche da qua. Ottimo. E direi addio. Sinistra, destra, destra, sinistra. Non ci ho fatto caso, ma fa anche danno questa abilità qui? O ti blocca soltanto? Sicuro blocca. Vabbè. Sembrava un tesoro, invece era una semplice schiaccola. Lanterna. Dunque. Beh, ma lì... Quello lì lo abbiamo skippato, se non sbaglio. Adesso non mi ricordo dove siamo arrivati noi. Forse dal di là. Abbiamo fatto giù, le monete respawnano. Sì, poi siamo passati lì. Ok. Quello lì quindi l'abbiamo lasciato in vita? Ah, perché giusto, c'era la strada chiusa. Giusto. Rientriamo a quanto pare. Telecamera non si può muovere. Tubes. Questo lo devo lasciare. Ok. Così. Wahoo!
posso colpire così? No? Non ti avevo visto. Bene. Credo che qua si andrà avanti. Quindi prima volevo sistemare la questione. La questione. Ah, sì. C'era anche da abbassare la scaletta. Se lo muovo di là adesso posso risalire, ok? Sì, giusto. Dovevo comunque fare questo passaggio qui. Mi sono schiantato diverse volte. In realtà me lo sto chiedendo, a questo punto non è nemmeno di... Vabbè, usciamo un attimo, ma... Mi è andata via la voce. Usciamo un attimo, ma... temo che dal di qua si andrà verso la cima. Ah, direi che ha senso, perfettamente senso. Quindi quell'altra era la zona opzionale. Arca miseria. Vabbè. Non abbiamo fatto nulla in più, eh. Abbiamo intanto sistemato tutto quello che c'era qua dentro. Diamo un'occhiata. Oh, ma anche di qua si esce. Ah, questi bivi. Ok, no, la missione però è la da un po' più là. Non lo so. Andiamo qui. Fratelli in battaglia, livello 12. Ok, Luigi e Mario, a quanto pare. Bene. Dall'analisi della pozza di Scutiferio è chiaro che richiederà la presenza di uno specialista degli attacchi da lunga distanza. Primo a farsi avanti! Beccatevi Luigi! Così si fa! Ora ci siamo! Se c'è da spalleggiare il fratello, su Mario puoi sempre contare! E andiamo! Qui mi pare che sia chiuso. Si tratta semplicemente di fare questo livello qui extra per togliere... lo scutiferio, credo. Quindi sì, dovrebbe essere la zona opzionale. Che per me opzionale in realtà non è, perché voglio fare tutto. Gli spark si possono modificare? Immagino di sì. Abbiamo vulnerabilità, fuoco. Tutti fuoco, direi. Raggiungi la zona. Sì. Raggiungiamo la zona, ma... ma... facciamo così. Ma alla fine comunque direi che sconfiggeremo tutti. Let's go! Anzi, here we go! Però no, Mario ha detto here we go, ok, let's go. È uguale. Dunque. Sì, potrei salire lì, ma non credo mi serva molto. O perlomeno, forse può servire, vediamo. Vediamo se da qui Luigi può colpire con una visuale migliore. Nessun obiettivo a portata. Sa che è proprio sul filo. Ok, allora scendo. Sa che il nostro primo turno finisce qua. Vediamo cosa fanno loro. Si avvicinano. Che in effetti è quello che volevo.
Molto bene. Allora. Non ho la più pallida idea se basterà per sconfiggerlo con un colpo, con una hit. No. Vabbè. Se non colpisce. Come non detto. E da qui non facciamo nulla. E lì Luigi chiaramente è in pericolo. Allora, da lì non credo che ci arriverà a colpire Mario, perché comunque... è troppo indietro rispetto a lui. Luigi, sì. Ha fatto danno? No. Grazie, barriera. Per una volta. Aspetta, perché Luigi se no rimane indietro. Cavolo, da qui non può saltare in giù, no. Scendiamo a questo punto. No, eh. Però... se mi avvicino... ma andiamo qui. Un po' alla volta, senza fretta. Tu ci arrivi, no? Cavolo, non riesci a sconfiggerlo? Vabbè, sai che ti dico? La uso. Tosto. Addio. Perfetto. E chiudiamo il turno. Loro non fanno nulla, sono troppo lontani i fifoni per avvicinarsi. E quindi noi ci spostiamo. Qua non c'è nulla di interessante. Allora, Luigi qui non può fare assolutamente nulla. Proviamo così. Ah, ok. Non ho riparo. Così lo potrei fare, ma poi subisco danno. Peccato, se potrò andarli dietro. No. Faccio giusto questo. E chiudo. Bene. Ottimo. Stavolta però non ottimo. Fatto un po' una minchiata a portarlo lì. Ma del resto bisogna rischiare qualcosa se si vuole vincere, no? Allora, tu ci arrivi qua? Sì. Fagli fare un bel saltino a Mario, se no rimane troppo indietro. Ok. Il fuoco qua era utile. Che miseria, ma... ormai... bene. Allora. Tutti e tre poi vanno a spaccare la barriera, ovviamente. Salto team. Riesco ad arrivare lì sopra? Sarebbe epico. Forse era più epico se ci andava Mario, ma comunque... ci arrivo. Questo è un gran colpo. Andiamo qui. Allora, ho attivato una trappola. Poi dipende chi è che si muoverà per primo. Ok. Un assegno. Oh oh.
hanno un bel raggio. Decisamente. Andiamo ad attivarlo. Mi serve assolutamente qui, se no si rischia la pellaccia. Più che altro Luigi. Facciamo così. Dai, che sfiga. Tre colpi, quello lì non l'ha preso neanche uno. Cioè non riusciamo a sconfiggerne neanche uno? Se gli faccio una scivolata, sì. Spero. Che miseria. No, vabbè. Ho fatto questo mezzo suicidio e non serve neanche. Perché siamo troppo vicini, quindi non fa molti danni. Sapete che... lo vado ad utilizzare. Credo sia meglio. Sia saggio. Non so se crepava, ma... andava molto vicino. Che scatole, però. Io non credo che arrivare fino al traguardo ignorando i nemici sia fattibile. Sì, che cacchio fanno? Cioè, questo è rimasto con 4 HP, ma vai. Rischiamo. Quelli... dai, oh. Mario, togli pochissimo, togli. Anche se colpisci due volte. Ok. Bene. Difficile sto livello. No, non me l'aspettavo per nulla. Sono sincero. Sembrava più semplice. Adesso so cosa fanno. Ottimo. Beh, con il tuompo immaginavo che schiacciasse, però. Luigi non può rischiare, o comunque il meno possibile. L'altro dov'è? Eccolo lì. Fammi vedere che movimento fa. Veleno, tra l'altro. Veleno, veleno. Movimento. Ok, non ci arriva. Qui non ci arriva. Ma anch'io non riesco a prendere neanche uno di loro. Ah! Scusate, voglio fare bene i conti perché qui rischio di perdere, se no. Tu. Non so cosa stava succedendo, ragazzi, perdonatemi. Ho perso di vista lui. Ok, lì ci arriva. Ma cos'è questo... questo bordino bianco che si muove e il raggio di là? Il raggio di là credo che sia proprio il suo raggio. Quindi qui ci arriva. Per cui mi devo assolutamente spostare. Niente, facciamo così. E saltiamo. Perché è andato lì? Oh, vabbè. Aia. Luigi, ragazzi, è tartassato costantemente. Non so cosa fare. Se faccio il salto non ci arriverà mai. Ah, oddio.
Ah, cavolo, Mariaccio. Si muove poco. Se no era fatta. Con il salto non arrivo là, non lo so però. Sarei quasi tentato di provare. Vabbè, prima facciamo un attacco con Marietto, dai. Let's go. Tutti e due colpiti, eh? Solo che adesso mi spara via il portale. Più in là possibile, Luigi. Ah, niente. Si è anche bloccato qui. Ok, Luigi, prossimo turno crepa. Per forza. Ho barato? No, ho usato un oggetto che ho trovato poco fa. Big Brain. Quell'oggetto è utilissimo, soprattutto in questo genere di livello. Nuova skin, nuova memoria, grande. Vediamo. Wow. Ce ne sono parecchie qua, eh. Tutto si può dire dei rabbits di passo immacolato, ma non che siano dei fifoni. Visto che le rigide temperature locali rendono i sentieri di montagna spesso inaccessibili, i rabbits tendono a evitarli e a batterne di nuovi per arrivare fino in cima. Anche raggiungere Madame Boastrella può essere complicato, rendendo più difficile sentirsi dire che si è condannati. Mi fanno morire queste descrizioni. Ho avuto l'onore di poter osservare in azione Luigi, fratello di Mario, ed eroe a tutto tondo. Come accade spesso tra fratelli, tatticamente sono al tempo stesso agli antipodi e complementari. Luigi funziona al meglio quando attacca da distanza, dietro a un riparo. Ha anche la capacità di reagire al più piccolo movimento nemico, pur rimanendo ben distante dagli avversari. Ok, lo volevo fare. Nessuna memoria di Mario, invece. Ok, vabbè. È stato il primo a farsi avanti, quindi sarà per quello. Dunque, ci salutiamo o facciamo l'ultima cosa? Difficile dirsi. Dipende un po' se voglio fare o meno un episodio extra lungo. Intanto torniamo di qua. Perché sappiamo che è di qua che dobbiamo andare. Qui sappiamo già cosa bisogna fare. Cosa bisognerà fare. Lì c'eravamo prima. Mi inganna la cosa perché si vedono le monete. Soltanto che respawnano di continuo. Anche semplicemente entrando o uscendo, credo, da una grotta. Quindi la cosa mi confonde un po', insomma. Siamo scesi, però. Ma siamo passati dall'altra parte. Dove era chiuso? Bene. Però, raggiungere la cima a quanto pare non è per nulla semplice. Checkpoint. Perfetto. Spero di non averne mancate altre. Perché in realtà ne ho trovate poche anche nella spiaggia. Zoom zoom. Allora, lì bisogna, sì, srotolare una bella cosetta. La gelida bocca della montagna.
Io amici direi di fermarci qua, perché lì potrebbe essere lungo. Potrebbe, è anche difficile. Ma vedremo nel prossimo episodio.